Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di City Economy. E niente, ci siamo lasciati nello scorso episodio con quel mezzo che vedete alle spalle di Steve. Steve sempre più figo, guardate come si controlla, hai visto che ho messo sui muscoli? Sì, è fuori di spostare così la spazzatura. In realtà se guardiamo di profilo Steve possiamo notare una crescente panza da birra. Lì non va tanto bene Steve. Allora, Steve era rimasto qua a contemplare il Nebel S407 4x4 Hybrid. Perché? Perché oggi dobbiamo andare a comprare un nuovo mezzo. Adesso deciderò io, farò un barabacicicocò probabilmente per decidere quale comprare. Abbiamo diritto a poter comprare spazzastrade o asfaltatrice. Vediamo solo un attimo cos'è che... Allora, qua ci chiede di pulire, spurgare, pulire, quindi ci conviene comprare una spazzatrice. Andiamo su veicoli, camion degli spurghi piccolo, no, camion delle acque reflue, camion delle acque reflue, asfaltatrice, dov'è la pulisci strade? C'era una scopetta, spazzastrade piccolo, eccolo qua. Vediamo qua, camion per ripulire le strade, direi che ce lo possiamo permettere, comprato. Spazzastrade piccolo comprato. Nel mentre, visto che comunque al prossimo episodio compreremo anche l'altro, io direi che possiamo andare a dirgli a tutti gli altri operai: hey, you got the work. Più o meno. Riforniamo solo un attimo. Via, via, tac, rifornisci e via. Perfetto, così almeno, come sapete, ci fanno un po' di soldini. In realtà penso che ci facciano circa 5.000 euro a botta, che non è per niente male se ci pensate, contando che noi non dobbiamo fare proprio niente. Io volevo aspettare che arrivassero nuovi contratti. Dai, su. Non possono arrivare nuovi contratti? Avanti di un'ora? Vabbè. Intanto noi dobbiamo anche già occuparci di pulizia delle strade. Quanti rifiuti di plastica si possono produrre? Tante, quanto pare. Cassonetti sono piene. E la regia costante è un disastro. Bisogna spazzare. Ok. E penso che sia questo punto qua. Quindi noi adesso ci prendiamo la nostra bella, il nostro bel mezzo per la pulizia delle strade. Mi sa che adesso dovrò passare 30.000 camion in rassegna, che me li fa passare tutti con sta cavolo di animazione nel mezzo, perché è infinita. Ok, carta, non ci serve. Andiamo avanti. Vediamo qual è il prossimo, cos'è che ci tocca. Penso che ci sia quello dei rifiuti in mezzo, non lo so. Dai, su. Ah no, ok, beccato, già quello giusto. Eccolo qua, è carino, mi ricorda come forma un pochino il Ducato, quello nuovo, o il Daily. Non mi ricordo se è l'Iveco Daily o se è il Ducato, comunque me lo ricorda, mi ricorda un Iveco, quello, uno di quelli nuovi, come forma frontale. Allora, abbiamo qualche funzione figa? Non c'è l'Elta qua, vero? No. Allora, dobbiamo andare verso... Ah, che figata, dobbiamo anche riempirlo d'acqua. Andiamo a riempirlo d'acqua allora. Premi Q per inserire il freno a mano ed F per riempire la cisterna. Perfetto. Voilà, cisterna piena. Beh, giustamente mi sembra che... mi sembra più che giusto. Ha una reattività pazzesca. E mi avete detto che con P si accendono i lampeggianti. Grazie ragazzi. Ok, ora dobbiamo solo vedere un attimo. Qua non c'è, vero, la possibilità di mettere come su construction un marker. Immagino che dovremmo andare qua giù. E noi siamo... Dove siamo? Ah, siamo qua. Ok, devo fare tutto destra per un bel po'. Più o meno è questo quello che devo fare. Ok, freccia, così magari è un po' meglio. Dietro anche l'attacco per un rimorchio, non so cosa serve. Ah, la freccia la togliamo automatico, bene. Buono sapersi. Velocità, beh, mi sembra abbastanza sostenuta. Non male. Con lui facciamo anche estendi spazio, ma lo facciamo più avanti. Finalmente un mezzo di cui tecnicamente, o almeno spero, possiamo accedere a tutte le funzioni direttamente dalla cabina, perché gli altri, una rottura tutte le volte, prendi un cassonetto e allora devi scendere, fai quello, fai quell'altro. Una rottura pazzesca. Però in effetti è un po' troppa sensibilità allo sterzo, qualcosa di strano. Cioè, per sterzare così è quello che utilizzo in farming per fare le riprese fighe. Non so se avete presente quei micro spostamenti. Invece qua mi sterza già direttamente tutto. Vabbè. Ora qua
Oh, frena. Che freni, signore. Fanno decisamente cacare. Allora, andiamo un po' avanti, qui a sinistra, laggiù. Ok, verde, via. Perfetto. Perfetto. Mo ci spostiamo sulla corsia di sinistra per andare a sinistra. Ok, ah no, c'è anche qua un semaforo, non è mai che l'ho visto. Sinistra sempre. Ok. È che è difficile, non sembra mai difficile guidare con sto robo. Ok, vi ringrazio perché comunque City Economy lo scorso episodio ha avuto davvero un successo pazzesco. Cioè, dovete contare che siamo arrivati a 4.000 visual o qualcosa del genere. E per City Economy non è niente male, a parte il primo episodio che vabbè era iperseguito. E quindi niente, vi ringrazio tantissimo. Sarei tentato di fare un sorpasso a destra ma non lo faremo. Wow, ma perché c'è tutta questa sensibilità allo sterzo? Cioè, non ho capito. Vabbè, ci mettiamo a destra, dobbiamo girare a destra. Becchiamo ancora il verde? Becchiamo ancora il verde? Siamo veloci, più veloci della luce. Possiamo beccarlo, sì. Dato dobbiamo stare attenti perché vi ricordo che, come è successo nello scorso episodio, se per qualche strano motivo noi siamo ancora nell'incrocio quando scatta il rosso, siamo fregati. Cioè abbiamo una multa istantanea. Instant. Ok, mo, dov'è che dovevo andare? Ah, laggiù, polizia. Ma è una tipa o è il mio lavoro sul serio? Perché, aspettate, io volevo vedere solo una cosa prima. Facciamo ESC. Andiamo qua nei lavori. Contratti. Pulizia delle strade. Ah, devo fare accetto in carico, che stupido. Infatti era più su. Ok. Allora, ci giriamo. Facciamo un'inversione a un tempo. Un'inversione in marcia a un tempo. Dato che ce lo possiamo permettere. Facciamoci di qua. E andiamo di nuovo su. Scusate ragazzi, non avevo notato che era dall'altra parte la zona qui dove saremmo dovuti andare. Dove saremmo dovuti andare. In realtà sto registrando questo episodio tanto tempo prima, nel senso che, beh, sarà così d'ora in poi. Anzi, per me è già così da un po' di tempo, perché ho già pre-registrato un bel po' di video. Comunque il discorso è che, come sapete, devo prepararmi la programmazione di come si dice, di ottobre, quindi sono praticamente obbligato. Ora, andiamo a sentire questo tizio qua. Ciccio pelato. Qui non è pelato. Premi F. Quanti rifiuti di plastica si possono produrre? Tanti a quanto pare. I cassonetti sono più... Ok. Sì, ce l'ho l'attrezzatura. Non mi fa accettare perché in teoria forse l'ho già accettata. Però dov'è che... Cioè, devo passare tutti i bordi così in modo molto randomico, immagino. Allora, no, c'è una spazzola di là. Spazzola sì, no. Cosa vuol dire? Cioè, spegni, accendi, ok. Così la... Allora, con una l'abbiamo tirata fuori e poi abbiamo... Accesa, veicolo operativo. Velocità massima 10, penso, dice allora. Allora, qui però, come faccio a capire se sto pulendo? No. Sanno mica queste macchie qua che devo pulire. No, immagino di no. Ah, laggiù, ok, sono segnato, meno male. Qui la sopra i rifiuti per la cosa, allora potevo anche alzare dopo. Vabbè, cioè potevo abbassare dopo. Però non fa niente. Ok. Non ci credo che però abbia un'area di lavoro così larga. Ah no, perché sotto c'è anche i deviatori. Ok, okay, chiuse. Ci giriamo. Le ritiriamo in fuori. Perfetto. Inizio, siamo già quasi al 20%. Siamo già al 20%, ragazzi. Non tiene niente. Dobbiamo comprarci assolutamente poi quella più grossa. Perché altrimenti ogni lavoro... Dobbiamo andarci a scaricare, che non è neanche male, se ci pensate, perché penso sia anche ben retribuito. Però, ok, quindi qua abbiamo finito. Non so se dal punto di vista legale io potessi fare una cosa del genere. Tac. Dovrebbe, mi pare che ce ne sia uno di qua. Sì, infatti. Andiamo anche di qua. Ah, con F spegniamo solo un attimo, così possiamo permetterci le velocità un pochino più alte. Allora, laggiù ce n'è una, mi pare. Sì, infatti. Piano. Andiamo poi indietro. Apriamo ed attiviamo. Avanti. Perfetto, perfetto, perfetto. Vediamo se riusciamo a prenderle tutte. No, hanno macchioline. Ok, no, me l'ha preso lo stesso. Bene. F. Ah, magari è di là o è di qua.
Questa dove? Ah, è laggiù, ok, l'ho vista. Oh, sta cavolo di camera senza collision. Signori, è un po' un problemino. Ok, ci mettiamo contromano in strada. Vediamo il margine sinistro. Ok. Ah, ok, qua. Ma perché? Cioè, mi spieghi. Che gente abita in questa città? Cioè, avevamo capito ormai. Più episodi faccio, abbiamo capito che c'è sempre gente più strana. Però, mamma mia, che roba. Ok. Hai completato la richiesta. Non ho visto quanto mi hanno pagato. Penso abbastanza. Vediamo un attimo. Andiamo a vedere. Purtroppo qua ti mette il me dal fondo. Ben fatto. 2000. 2000 non è niente male. Soddisfazione 10. Allora, chiudiamo qua. Poi adesso andiamo a svuotare. Andiamo a vedere com'è che si svuota il mezzo. E chiudiamo l'episodio. Cioè, io magari andrò avanti a guadagnare un po' di soldi, perché voglio nel prossimo episodio anche prendere l'asfaltatrice, che non deve essere male. Questo è molto molto semplice. In realtà c'è di tutto, c'è il camion per gli spurghi, c'è l'asfaltatrice, c'è davvero tantissima roba, carro attrezzi. E quindi piano piano li conosceremo. Allora, vediamo solo un attimo dov'è che devo andare per scaricare sta roba. Allora, la discarica più vicina è questa qua. Quindi giro a sinistra e continuo sul vialone. Qua non c'è nessun semaforo, per fortuna. Che brutto per dover fare una cosa del genere. Ok, laggiù sono proprio i bug lievemente grafici. Hai quasi finito il carburante. Ma stai dicendo me? Oddio, sì, in effetti stai dicendo me. Era laggiù, ma spero che ne troviamo qualcun altro per fare la benza. Non tiene proprio niente, cioè si vede proprio la differenza sul fatto che è un mezzo piccolo e non un mezzo grande. No, no, non dammi la multa, non dammi la multa. Ok, bene. Ho rischiato, signori, c'è stato il rischio. Allora, adesso andiamo avanti, superiamo questo incrocio qua. Ci sono i semafori, sì, rallentiamo perché è rosso. Rosso. Aspettiamo, e non so da dove è l'entrata, penso via sinistra, quindi mettiamo la freccia a sinistra. Sa, quando è che torna a guardare? Non c'è nessuno. Non c'è neanche proprio cosa c'è adesso, pedoni. Dai, non c'è neanche un pedone. Guarda che ripresa che hanno. Cioè, vedono il verde, boom, manco fosse una gara di accelerazione. Allora, mi pare di aver visto che è qua dentro. Infatti. Ok, allora, qui è una stazione molto molto utile, penso, perché sia l'acqua che... sia l'acqua che lo scarico dei reflui. Allora, ok, Q, F per svuotare. Oh no, di nuovo blu. Ma sei serio? Cioè, io come avrei fatto ad aspirare una cosa del genere? Ora, non ho idea se esistono dei sistemi per cui solidifica la roba che tira su con l'aspiratore, con le spazzole, ma non ci credo. Vabbè. Niente ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo, lasciate un bel like per farmelo sapere e niente, a domani alle 15 sul canale oppure sui social network. Dai, come darmi tutto, ciao a tutti ragazzi.